Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Elden Ring. Proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Stiamo per affrontare un boss proprio davanti all'albero madre. Immagino che non ci siano più le radici che ci impedivano l'accesso. Ma prima dobbiamo ribattere, sì, perché anche qua c'era un boss inizialmente, ma adesso qua nella capitale le cose sono un po' cambiate. La capitale è diventata capitale cinerea. E niente, vediamo un po'. Filmato. Molto bella sta cenere così, insomma. Cenere, brace. It's been a long while, Morgott. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Ma è quello del dipinto, questo qua. Upon my name as Godfrey, the first Elden Lord. Primo, quindi è lui quello, ok. Avevamo già battuto lui, ma era in forma di spirito. Preso. Aspetta, va. Madonna. Sì, comunque certo, il lavoro l'ho fatto tutto io, ma arriva questo. Cioè, a ambire al trono di Lord, va bene, scusi, Ho fatto io la fatica qua, di battere tutti, sconfiggere tutti. Stia al suo posto, per favore. Ma ci proviamo, ovviamente. Fammi prendere. Fammi evocare. Ah, non gli diminuisce la vita, eh? È immune all'effetto della lama. Cioè non... Andiamo, Noi i nostri danni facciamo. Aia. Mena duro. Vai. Ma
adesso la seconda fase. Diventare più forte, ha ucciso il suo compagno. I've given thee courtesy enough. Righteous Horaloo, warrior. Cambiato nome, vabbè. No, voleva abbracciarmi. Dai, guarda, stava per morire. Intanto non... è morto. È morto. Però lei non ce l'ha salvato sicuro, che siamo morti noi. Di Horaloo. Ok, e poi mi sono ricordato effettivamente che appunto potevo usare tranquillamente la magia di Malegno, e ho detto, cioè, infliggiamogli un po' di marcescenza. E non credo però di avergliela inflitta. Comunque ha contribuito. Allora, io stavo portando su destrezza. Sì, vai, mettiamola su. E
prima di proseguire, torniamo alla tavola rotonda. E vediamo un po' che ci dà. Ascia di Godfrey, forza 42, arma bandita da Godfrey, Lord Ancestrale, distrutto in una battaglia a cui prese parte alla guida dei Senza Luce durante la lunga marcia. Quest'arma è diventata il simbolo del voto di Godfrey, di comportarsi da Lord e in seguito della stirpe aurea. In passato una corona era garanzia di forza, ruggito reale, lancia un possente grido di guerra che incrementa l'attacco, scagliando al contempo un'onda d'urto che non può essere parata, abbassando il baricentro. Finché attivo l'effetto, gli attacchi potenti diventano in affondo. Ah, cenere di guerra da colpo di Oralu. Cenere di guerra che fornisce un armamento che ha l'affinità pesantezza e la seguente abilità. Colpo di Oralu percuote il terreno con entrambe le mani, scatenando un'onda sismica. Prendi di nuovo per percuotere il terreno una seconda volta. Forse è la prima volta che un boss dà la cenere. Però a sto giro non mi ispira né uno né l'altro, sinceramente. Io mi prendo le anime. Aspetta, equipaggiamento, corona da Lord Ancestrale. Ah, con capelli compresi a quanto pare. Corona di Godfrey, primo Lord Ancestrale. L'era dell'albero madre ebbe inizio in epoca di conflitto, quando Godfrey dominava i campi di battaglia. Egli condusse la guerra dei giganti, affrontò da solo il signore della tempesta. Infine giunse il momento fatidico, l'istante in cui cadde l'ultimo nemico degno di questo nome. Soltanto allora, nella leggenda, la luce negli occhi di Lord Godfrey cominciò ad affievolirsi. Non è che mi interessi. No, non aveva. No, sì che aveva la corazza. Probabilmente non la. Questa qua, ok. Non la posso prendere. No, dai. Uso. Vediamo quante rune ci dà. No. Ok. Beh. Pensavo di più. Pensavo molto di più, non... praticamente niente. Vabbè, forse dovevo prendere uno dei due lo stesso. Ah, cos'è successo a Hug? È vero, lui ha perso la memoria. So it wasn't just me this happened to. To think he'd forget who you were as well. I knew he'd burn himself out, old Hug. I think we could talk him into leaving the round table hold now. But maybe it's better that we don't. It's only proper that we respect his choice to stay. I'll remain with Hug. He made me who I am today. I'd like to return the kindness in whatever small way I can. Please, become Elden Lord. Hug was always saying that you were a lord to him. So slay her with the weapons he smithed. Slay the god Marika, who cursed us all. Ah, quindi c'è Marika come boss. Ma scusa, poverino, non ha perso la memoria. E basta. Ma potenziamento direi che sono a posto anche così. Abbiamo battuto anche l'onnisciente. E vabbè, torniamo. Dov'è che eravamo? Ah, qui. Qui, giusto, sì. Torniamo qui. Ok. Andiamo un po' oltre sta porta. Porta. Barco. Si è aperto un barco.
tocca la luce dorata. Radagon dell'Ordine Aureo. Ah. È vero che Radagon aveva i capelli arancioni e lui li odiava. Sei un po' marcio? Sembra di sì. Madonna. No, non ho fatto in tempo a bere. Anche questo è un bel po' di vita, ma... bisogna vedere la seconda fase. Andiamo, un boss dietro l'altro. Ok. Bere. Ah ok, ha cambiato bersaglio. Cioè, facciamo anche così, va. Dai, stavo cambiando. Ah, ma... aspetta. Attenzione. Ho tolto un botto. Facendo tutto il nostro spirito. Arriva il colpo. Sì. Maledizione. Ma ha poca vita, eh. Aspetta, secondo me. Ecco. Finita qui?
Cos'è sto coso? È un brachiosauro? Molto bello. Forse è la personificazione dell'albero madre, gli scorre, boh, sembra linfa, non so. Pelva ancestrale. Ah. Miramelo. Dio, è sta roba. Mi allontano. No, no, no. Non si capisce niente. Sì. Sì, comunque ho capito. Mo sarà abbastanza duro perché praticamente la boss fight con Radagon è un antipasto. Il vero boss è quello lì, il brachiosauro.
Sì, ce l'abbiamo fatta. Divinità uccisa, rimembranza ancestrale. Mamma mia. È stato uno scontro di resistenza. Oh. Mi scusi. Un attimo. Allora, che dire? Il primo scontro, alla fine, una volta capito le movenze di Radagon, si può dire che con la spada blasfema, cioè la lama blasfema, è davvero una cagata. Cioè, infatti, adesso non mi ricordo non mi ricordo il tempo esatto della registrazione che avete visto, ma in certe occasioni proprio l'ho battuto in 30 secondi. Invece la seconda, per quanto bella, ma tutte e due molto belle, la prima secondo me di più perché la musica ha contribuito, certamente, ma la seconda boss fight, cioè, era difficile, ok, lui faceva un danno della Madonna e ci sta, visto che è il boss finale praticamente, non credo ci sia altro, e visto che lì c'è un bel segno di evocazione, immagino sia Ranni, ecco, e però la telecamera veramente in determinate occasioni, per quello io in certi momenti non lo miravo, perché se l'avessi mirato la telecamera sarebbe impazzita, non avresti capito più nulla, poi tu ti avvicini e la telecamera faceva un po' quello che voleva, non ti faceva capire niente, insomma. Però ce l'abbiamo fatta, vabbè, questi sono un po'... Il problema della telecamera è un problema che da From Software si porta dietro da anni. Nel tempo è migliorato, però soprattutto con i boss di, insomma, grande stazza viene fuori, ecco. Io prima di tanto posso, sì, Marika della disgregazione, ma era Marika quella. Mi siedo. Ovviamente livello. Do un punto a destrezza, così, anche se non è servita la spada di Malenia, la posso usare. E diamo, poi non lo so quanti, a un altro, diamo un punto a tempra, così. Ok, io posso, aspetta, io vado assolutamente prima di qualsiasi cosa. Dobbiamo anche leggere la rimembranza, cosa ci dice, e vediamo un attimo. Ah, ho attivato, tra l'altro. Ah, rimane quindi attiva. A sto giro mi son detto, usiamo ste benedette saette runiche con la benedizione. La benedizione, la... come cavolo si chiama? La luce stellare. E infatti ho usato la runa maggiore di Radahn, che aumentava vita, PA e vigore massimi. Magari mi dava una mano. E infatti rimembranza della belva ancestrale scolpita nell'albero madre. Il potere che racchiude può essere sbloccato dalla leggerità. Ok, belva al servizio della volontà superiore. Vedi, incarna il concetto stesso di ordine. Probabilmente, no, non è Marika, è l'incarnazione dell'albero madre, cioè. Vediamo cosa ci dà. Però dà cose di Marika. Martello di Marika. Martello di pietra. Ah, quello di Radagon, sì. Martello di pietra creato nelle terre dei Numi, oltre i confini dell'Interregno. È l'attrezzo con cui la regina Marika distrusse l'anello ancestrale e Radagon tentò di ripararlo. Ah, ecco perché si ritrovava lì allora. Martello subì danni nell'atto di frantumare l'anello, accogliendo in sé schegge di rune.
sfondamento dorato. Aver spiccato un santo, esecutore infonde di luce il frammento di runa, quindi lo schianta a terra con violenza. La tecnica più nota dell'eroe. No, nota dell'eroico Radagon. E l'altra? Ah, la spada della belva. Sì, spada della ricca sacra. Spada ricavata dalle spoglie di un dio che avrebbe dovuto godere di vita eterna. Le opinioni sull'arma sono contrastanti. Alcuni la considerano un marchio di infamia, altri un presagio di rovina. Vabbè. Simile, più o meno, insomma. I pareri sono discordi anche sul fatto che rappresenti la fine di un'era o il suo inizio. Vita unica, onda dorata, carica la spada di un antico potere aureo che puoi scagliarlo contro i nemici. L'onda dorata si propaga frontalmente, falciando tutti gli avversari sul suo cammino. A me ispira questo, direi. Tra l'altro, beh, tutte e due possiamo usare. 20 forza, 12 destrezza, però questa... Dai, prendo questa. Ok. A posto, equipaggiamento dei campioni, non che mi serva. Non mi pare. Parabraccia Lord Ancestrale. Ok, non l'avevo visti. No, non c'è. No, nulla. Va bene. E direi che finalmente, dopo mille mille ore, che adesso vi rivelerò, è giunto il momento di vederci il finale. E poi alla fine, ecco, alla fine praticamente, sì, il mio equipaggiamento, ho tolto tutto, ho lasciato, ecco, la lama blasfema contro Radagon, che era ottima, e alla fine ho pensato, visto che ho difficoltà a prenderla, poi ecco, continuava a sfuggire sta cavolo di bestia, tutti avvicinavi e quella andava via, cioè la seconda fase è stata tutto un inseguimento, vabbè, e infatti mi è piaciuta un po' meno la seconda boss fight, e ho messo questo perché ho detto sia Radagon che la bestia infliggeranno danni sacri, quindi ho detto mettiamo questo che almeno mitighiamo poi i danni. Ora evocaranni, the battle is over, I see. I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars, a 1,000-year voyage under the wisdom of the moon. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Bellissimo. Into fear, doubt, and loneliness, as the path stretcheth into darkness. Well then, shall we? My fair consort eternal.
Bene. Bene, sì, beh. Immaginavo non fosse un finalone. Cioè, e anche immagino perché Lara so che lei è diventata Lord Ancestrale. Io non l'ho visto, che poi è il finale base. Secondo me si è seduta e il gioco è finito. Basta. Tutto qui. Il finale è sempre stato un po' corto, 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 corto. Che dire? Allora, bellissimo gioco. Veramente molto, molto bello, molto soddisfacente. Ha vinto il GOTY. Non saprei dire se meritato o meno, cioè nel senso, magari io personalmente darei il GOTY come valutazione personale a quei giochi che, non so, mi emozionano particolarmente dal punto di vista narrativo, e qui di narrativa c'è poco o niente, è più lore, ma è così da tutti, per tutti i Souls, ecco. Oppure darei il GOTY a quei giochi che magari, non dico che rivoluzionano, però che portano qualcosa di veramente nuovo, diverso, insomma, nel campo dei videogiochi. Quindi non so, a livello tutto personale, ovviamente. Appunto, non so se personalmente gli avrei dato, perché sì, è il progetto, si vede, più ambizioso della From Software. Si vede che ci hanno speso anima e corpo. Le ambientazioni sono bellissime. Chi più chi meno, ovviamente, va ai gusti personali. Personalmente mi è piaciuta molto praticamente la zona finale, Farum Azula o Azula, quella prima di tutte. Poi, vediamo se me le ricordo, perché sicuramente la zona che mi è piaciuta meno, proprio la più schifosa di tutte, che non ci volevo proprio stare, sono le terre di Caelid, quel rossiccio lì, marcio, al di là dei nemici che sono straforti, ma perché, vabbè, noi abbiamo raggiunto quella zona troppo presto, probabilmente. Però sì, quella lì è quella che mi è piaciuta di meno in assoluto. Probabilmente la prima zona metterei come secondo posto, che non mi è dispiaciuta, almeno in questo momento, che mi ricordo. Poi, anche se breve, devo dire l'Accademia, sicuramente. Ma a me piace, ecco, in un Souls mi è sempre piaciuto comunque esplorare i castelli, se ci sono, cioè le strutture, non so come dirlo, insomma, più che il fuori, il dentro. ecco, questo ovviamente l'hanno fatto a mo' di open world, cioè un mondo vastissimo, forse anche troppo, probabilmente anche troppo vasto. È uno dei pochi giochi che ci ho messo veramente più di 100 ore a finirlo. Non so se probabilmente abbiamo raggiunto le 150, credo, per me è un record, cioè probabilmente su Persona 5 Royal sono andato anche oltre, anche se non mi ricordo. Non mi ricordo in questo momento se avevo raggiunto forse le quasi 200 ore, ma qui è stato, anche qua è stato un record comunque per me. Io non, cioè, ci sto
sempre tanto su un gioco perché esploro di qua e di là, ma così tanto mai, mai. E non posso appunto dire, perché so che c'era la lotta, tornando al discorso del GOTY, tra questo e God of War, però non posso esprimermi in merito perché questo l'ho finito, God of War no, quindi cioè è un po' difficile. Anche se così distinto, probabilmente io il GOTY l'avrei dato a God of War, ma per il discorso di prima, cioè The Ring affascinante, tutto quello che volete, eccetera, ma io mi emoziono molto quando c'è una trama, quindi narrativamente parlando, cantava proprio esplicita narrativa, per esempio in questo momento mi viene in mente un The Last of Us o negli anni passati, tutta la trilogia, per esempio, di Mass Effect, quella mi aveva emozionato tantissimo, soprattutto il secondo e il terzo capitolo, magari vado contro tendenza, visto che a molti era piaciuto il primo di Mass Effect, invece io ho preferito di più dal secondo capitolo in poi, e perciò, diciamo, io quelli sono i titoli che metterei al primo posto, ma perché, appunto, per una questione emotiva, semplicemente. Quindi qua appunto è tutta lore, quindi le cose le devi capire, ogni oggetto è importante, devi leggere le descrizioni, quindi è comunque affascinante, però non ha un, insomma, una trama. Dà soddisfazione, un gioco che dà soddisfazione, ma più o meno per quanto riguarda la soddisfazione è in linea con i precedenti Souls, quindi non è che ha rivoluzionato chissà che cosa, anzi io, per quanto mi riguarda, cosa molto probabile, appunto, usciranno sicuramente altri titoli From Software, che sia Dark Souls 4, oppure si butteranno su qualcos'altro di nuovo. Io però cambierei un po' tutta l'impostazione, cioè di gameplay, ormai secondo me è anche fin troppo vecchia, il menu anche, cioè funziona, non è che non funziona, però ci sono quelle cose che dici cavolo, perché sono rimasti così indietro? Cioè anche quando una stupidata, devi cambiare l'ampolla o devi usare un particolare oggetto in combattimento, cioè adesso ci sono i menu di scelta rapida in altri giochi che sono comodi, perché cioè qua li hanno messi, si è messi giusto, sì, ammesso, non è che non, però ho messo in questo momento parlando, ho parlato di Mass Effect, lì c'era proprio la ruota dei poteri, cioè fate una cosa simile per le magie o cosa, cioè secondo me è giunto il momento di, insomma, modernizzarsi un po', Avviare il viaggio numero 2, se non riparti da capo ora potrai iniziare il viaggio numero 2 in un secondo momento. Faccio no, adesso non lo so. Ok, ci ha riportato qui. Vabbè, ma siamo in un punto della storia che, cioè, se vuoi portare a termine determinate quest, lo devi rifare da capo, ovviamente, sicuramente. Va bene, non è sparita anche Roderica. E Fabbro c'è? Fabbro? Ah no, è tornata qua. I see. Ok. Vabbè. Questo ha perso la memoria. Va bene. Ok, non penso ci sia altro. Sì. E niente, che dire. Mi sono divertito comunque tantissimo, come ho detto in qualche episodio fa, non mi ricordo, sicuramente è il primo Souls a cui approcciarsi se uno non ha mai giocato a un Souls, perché veramente comunque ci sono delle meccaniche che facilitano di molto
i combattimenti, prima tra tutte l'evocazione degli spiriti. Poi noi non l'abbiamo mai usato, ma come avevo già detto, a me non piace rifarsi durante la run il personaggio, quindi uno può partire con una classe, però magari poi cambia idea, oppure scopre un'arma che gli piace, la vorrebbe usare, ma non ha l'abilità, quindi può, volendo, tornare sui suoi passi. A me è una cosa che non piace, cioè se ho deciso una cosa, quella è. Piuttosto cerco di correggere il tiro, ecco, strada facendo, nella maniera classica, livellando, eccetera. Però, per chi appunto non ha mai giocato un Souls, diciamo Elden Ring è sicuramente ancora forse più facile di Bloodborne, che a seconda poi della build che crei diventi mostro. Io ho visto qualche combattimento di Lara, lei è diventata praticamente una maga della Madonna con la cometa di Azur, cioè devastava chiunque. E se avessi avuto la stessa build avremmo devastato anche noi, però vabbè, ho scelto un'altra strada e però sono contento di averla scelta, ecco. E che altro dire? È uno di quei giochi che magari sì, non mi dispiacerebbe rigiocare, ovviamente in privato. Però la lunghezza, secondo me, è proprio un'arma a doppio taglio. Cioè, è talmente lungo che dici, dove lo trovo il tempo? Perché poi io parlo ormai per, diciamo, cioè sono uno che lavora, nel senso, ha il tempo contato perché lavoro e quindi deve un po' selezionare, posso dire, i titoli a cui giocare, perché il tempo è limitato. Non sono più ormai un adolescente dove potevo anche magari rigiocarmi titoli lunghissimi, cosa che poi ho fatto raramente, anche se c'è stato un periodo che sì, per diverse volte io avevo rigiocato quando ancora non avevo il canale, poi la trilogia, per esempio, di Mass Effect, sì, ero riuscito forse a giocarla tutta intera 3-4 volte. Ma perché? Ma forse già lavoravo, sì, sicuramente già lavoravo, perché è uscito il terzo nel 2012, però non avevo il canale, quindi avevo più tempo. E quindi c'è un gioco talmente lungo che dici, cioè mi piacerebbe magari rigiocarlo, che ne so, diventando appunto un mago o facendo una build forza, solo forza, diventare un cavaliere con l'armatura pesante, però il tempo non ce l'ho più, non ce l'ho più. E che dire, ambientazioni siccome ho detto spettacolari, artisticamente bellissimo. La grafica è sì migliorata certamente con il passare del tempo e dei capitoli, però è sempre medio-bassa, se vogliamo. E peccato che, nonostante appunto, cioè, a livello teorico non dovrebbe essere un gioco, anzi non credo sia un gioco pesante da far girare, però su PC inizialmente ha avuto numerosi problemi. Poi anche questo, secondo me, è una cosa che in questi ultimi anni non si sta tenendo conto, ma per guadagnare comunque un premio, onorificenza, un qualcosa, il prodotto, comunque la cosa in questione, deve funzionare bene fin da subito. Sì, posso capire qualche bug minore, qualcosa che non va a inficiare sul gameplay o comunque sulla godibilità del titolo, ma io parlo ovviamente della versione PC, che io di persona non ho provato, ma perché noi l'abbiamo iniziato
qualche mese dopo l'uscita di febbraio. Ma la mia amica Lara mi ha detto che addirittura è arrivata a perdere la partita, i salvataggi per colpa di aggiornamenti, poi ci sono stati i crash, non funzionava bene, cioè anche questo secondo me dovrebbe contare sul guadagnare o meno, in questo caso il GOTY, come se il GOTY vincesse Cyberpunk 2077. No, cioè all'inizio, per carità, io personalmente anche lì il problema maggiore l'ha avuto sui Cyberpunk, le console di vecchia generazione e anche quella di nuove, un po' meno il PC, perché probabilmente gli sviluppatori avranno sviluppato il gioco su PC, cioè nel senso, poi magari l'avranno convertito, non lo so, però ipotizzo io. Quindi su PC era la versione migliore, ma nonostante ciò, insomma, io bug che mi bloccassero o che non mi facessero proseguire con la storia non ne ho avuti, o forse se ne ho avuti ricaricando la partita ho risolto, adesso non mi ricordo. Però Cyberpunk 2077 non può vincere un GOTY dopo il lancio disastroso che ha avuto. Quindi anche Elden Ring, non so, anche solo per questo fatto, secondo me è un premio, se lo meritava, comunque se lo meritava, ma così così, perché comunque l'esperienza di qualche giocatore, tra cui la mia amica Lara, non è stata bella, per, cioè vedersi cancellati tutti i salvataggi o aver avuto anche altri problemi. Poi noi inizialmente un po' di problemi li abbiamo avuti, ma forse è anche stata anche colpa mia per le mod che avevo messo, poi alla fine ho deciso di togliere, infatti poi da allora non ho più avuto problemi. Tra l'altro nel mentre ho cambiato anche scheda video e passando probabilmente da una 2080T a una 3080T, la potenza maggiore diciamo che va a compensare i difetti del gioco in questione. Però ecco, sì, purtroppo in questi ultimi anni, anzi in questo ultimo periodo, adesso non so quando uscirà questo ultimo episodio di Elden Ring, ma parlando dell'autunno 2022, cioè sono usciti qualche titolo è uscito mal ottimizzato. Per esempio ho sentito di The Callisto Protocol, Pokémon Scarlatto e Violetto, e anche qualcun altro se non sbaglio, cioè è uscito male, che poi dopo gli sviluppatori hanno corretto un po' il tiro dove possibile con aggiornamenti, ma non è questa la regola. La regola dovrebbe essere: faccio uscire il gioco, no, essere buoni al 95% perfetto, e quel 5% magari lo correggo dopo, perché magari ho delle scadenze, lo so che ormai la fretta la fa da padrona, perché molti anni fa i giochi uscivano perfetti perché non c'era internet, per forza di cose dovevano uscire giusti. Adesso c'è internet, nel bene e nel male, però questo non giustifica il fatto di dire vabbè, facciamo uscire il gioco a metà, che poi sei mesi dopo l'uscita lo correggiamo. No, perché tu comunque in quei sei mesi neghi un'esperienza ottimale che magari il gioco meriterebbe. Ma vabbè, io non ci posso fare niente in merito, ecco. E vabbè, adesso mi sono un po' dilungato, perdonate, ma io quando parlo vado un po' a ruota libera, non scrivendomi neanche nulla. E niente, comunque ribadisco, nonostante i problemi che ho avuto su PC, nel bene, bene o male, noi siamo andati avanti. Poi vabbè,
con l'uscita, adesso non mi ricordo, delle ultime patch, se la 1.07 o 1.08, poi i problemi sono praticamente annullati. Però capite che queste patch sono uscite mesi e mesi dopo l'uscita ufficiale. E però mi è piaciuto, cioè mi è piaciuto, come ho già detto. Del resto, soddisfacente, eccetera. Un po' lunghetto, giusto un tantino. Ma vabbè. E niente, ragazze e ragazzi, io spero che questa serie vi sia piaciuta. E vediamo se ce l'ho. Ce l'ho, ce l'avrò. Il gesto, vi saluto. Diciamo così. Io i gesti non li uso. Ovviamente abbiamo fatto, ecco, stavo per non dirlo, che non lo ricordavo. Noi abbiamo cercato di fare il più possibile, quasi senza guide. Poi vabbè, verso la fine, a Natale, insomma, ho ceduto a comprare, ah ecco, magari questo c'è, ho ceduto a comprare una guida di Elden Ring divisa in due parti. La prima parte, quella che ho preso io, riguarda la storia, comunque in generale, le quest e un po', insomma, la spiegazione, come muoversi nel mondo di gioco, eccetera. Invece la seconda parte, che al momento della registrazione non è ancora uscita, invece riguarda, avevo letto tutte le armi del gioco e ti spiegava forse come prenderle, non saprei. Però sono sicuro che ti parla di tutte le armi del gioco e dei boss, se non sbaglio. Peccato che queste guide però siano in inglese. Vabbè. Non è complicatissimo capire, però insomma devi fare quello sforzo in più che magari io non sempre ho voglia di fare. Oh, non riesco a trovarlo sto cavolo di saluto. Oh, ecco, non l'avevo visto prima. Ok, quindi alla fine, insomma, la quest di Ranni penso al 90% l'abbiamo fatta da soli, o comunque ho l'input, l'ho avuto da Lara all'inizio, l'input iniziale, e poi mi ha aiutato ovviamente la guida e qualche altra cosina, tra cui il drago antico lì, e, insomma, l'ho scoperto così tramite guide. Niente, poi per il resto ho cercato di fare il più possibile, abbiamo seguito quello che abbiamo potuto seguire, sono sicuro che qualcosa mancherà, ma è un gioco dove se vuoi fare il 100% devi partire fin da subito con una guida davanti, per forza. Per forza, va bene. Usiamo? Ecco. Saluto così, complimenti, complimenti, ecco, per aver finito il gioco. Non so se mi farò io però personalmente una seconda run, appunto come ho detto il tempo è sempre limitato, ma vabbè. No, così, risalutiamo, io vi ringrazio tutti, ragazze e ragazzi, per avermi seguito fino a qui, per aver sentito me parlare per diversi minuti, e noi ci sentiamo alla prossima serie. Ciao a tutti. E grazie. Lo stavo dimenticando, porca vacca. È passato talmente tanto tempo che un grazie particolare, ovviamente, alla mia amica Lara, che mi regalò l'anno scorso Elden Ring, perché me l'ha regalato lei. E ci abbia messo forse quasi un anno a finirlo. Vero record per me, quindi grazie a Lara per avermi regalato il gioco, grazie a voi per avermi seguito e noi ci risentiamo alla prossima serie. Ciao a tutti, ragazze e ragazzi.